Ciao a tutti! Ciao Mariettine! Allora, siccome fa caldo, noi continuiamo a cucinare all'aria aperta grazie al nostro piano cottura Gasland Chef, che dobbiamo dire stiamo apprezzando tantissimo, perché con queste giornate di caldo c'è anche più gusto a cucinare. Fatelo anche voi, acquistatevi il piano da cottura Gasland e vedrete che è una meraviglia. Oggi Zamarietta gli facciamo una ricetta di un piatto di pasta molto semplice, che è una pasta regina, di regina con due G, cioè di Reggio Calabria. A pasta casar santa paredda, la chiamano lì, perché praticamente si cucina tutto il sugo nella padella e si può fare o con i pomodori freschi. Adesso è il periodo che entrano i pomodori, quindi si possono usare i pomodori freschi, quelli da salsa, lavati, frullati e usati quelli là, altrimenti la salsa di pomodoro normale. Quindi andiamo a vedere prima di tutto gli ingredienti. Una cipolla di Tropea, olio d'oliva, circa 1,5 litri, 2 litri di salsa di pomodoro, sale grosso, zucchero, basilico fresco, peperoncini, spaghetti. Allora, io metto olio in abbondanza in padella, intanto la Zamarietta ci affetta pezzettini la cipolla, pezzettini piccoli. Olio in abbondanza, perché è un piatto calabrese, quindi i calabresi sono abbondanti, olio in abbondanza. Cipolla, cara, te basta così? Ah, voglia, bellissima. Vai. E ora andiamo a soffriggere sul piano da cottura. Ok, accendiamo e andiamo a 1500 di potenza. 1500 di potenza e aspettiamo che si appassisce la nostra cipolla. Intanto la Zamarietta ce lo fa a pezzetti piccolino, pure il basilico. Non lo faccio, capito? Così ne mettiamo un pochino adesso insieme alla cipolla a soffriggere e un pochino invece lo lasciamo per la fine. Ecco, ne mettiamo più o meno metà adesso. Non ci prendo il peperoncino, non ce l'ha? Sì, adesso prendiamo anche il peperoncino. Ah, calabrese! E intanto facciamo soffriggere questo. Allora, considera un cervello di acqua. Ok, adesso possiamo versare la nostra pasta. Zamarietta, dagli una giratina. Aspetta, facci tup tup. Sì, abbassiamo il gas. Facci tup tup. Mettiamo il nostro sale. E poi mettiamo la pentola la pasta. Mettiamo un po' di sale. E un po' di zucchero. E mettiamo circa un cucchiaio di zucchero per togliere l'acidità del pomodoro. E adesso lo copriamo. Aspetta. Ti scordaste? No, no. Non mi scordai. Wow, Nina, zia l'ho prende. Parsimoniosa. No, qua è peccato. No, è no. Troppo. Questa è parsimonia, non è tirchieria. L'ho fatta diventare parsimoniosa. Ma poco, no? Quello che mi sfugge a me lo recupera lei. Mina, mi stanno tutto. Mettiamo il coperchio e poi metterà la e mettiamo l'acqua per la pasta. Ecco, adesso gli aggiungiamo il nostro peperoncino, uno solo tagliato a metà per il profumo. Se invece vi piace bello piccante ne mettete 3, 4. Ora gli diamo una mezza giratina così e gli tuffiamo il nostro basilico, perché fra 5 minuti è pronto, quindi gli ultimi 5 minuti di cottura. Proprio un altro po' di basilico, così rimane bello profumato.
mescoliamo la nostra pasta, la tuffiamo in pentola e la condiamo. Ecco qua, la condiamo. Che profumino, zia Marietta, senti qua. La pasta con casar santa paredda. Paredda. Mia nonna, la faceva sempre mia nonna. Io faccio sempre la padella. Infatti è un piatto calabrese. E non uso pentola, padella e basta. Ecco a voi la pasta casar santa paredda. Rifatela e vedrete che bontà. Ciao. Ciao. Marietta, ma dobbiamo assaggiarla. Allora. Proviamola, dai. Dai, inizia. Allora. Ciao ragazze! Chi c'è? Ciao! Oh, sono arrivati gli assaggiatori! Ma che avete cucinato? Mamma mia, che profumo, ragazzi! Venite, mamma, papà, il nostro giudice, zio Tonino, abbiamo zio Tonino, il nostro giudice. Dai, dai, che assaggiamo, assaggiamo. Dove possiamo stare? Dai, accomodatevi, 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 tutti i tovaglioli. Come al solito, siete generosi. Dai, dai, dai. E noi appuntiamo. Possiamo sederci? Ecco il sugo. Mettiamo il sugo. Così vediamo com'è. Che bontà, ragazzi. Ora vi do anche le forchette. Dai, zia Marietta, mettiamo altri, dai. I pomodori freschi. Ma che abbiamo? Altri due ospiti, i miei consuoceri. Avanti, accomodatevi, Lorella. Io che sento, mi sembra che siamo arrivati al momento giusto. Avanti, accomodatevi. Da Salerno abbiamo sentito. Sapete com'è quella canzone? C'è posto anche per voi. Mamma, com'è quella canzone, zia Marietta? Aggiungi un posto a tavola che c'è una vita in più. Se sfrutti un po' se ci resti comodo anche tu. Dai, 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 accomodatevi, accomodatevi che farà tutti. E come disse quel tale, piatto ricco, mice ficco. Dai, 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 dai. Le forchette, spostate le forchette, su e diteci com'è. Te, Tony. Con molto piacere. Possiamo assaggiare? Possiamo assaggiare? Assaggiate. Aspettate. Un'altra forchetta da questa parte. Com'è dopo assaggiare. Vediamo com'è. Ah, tu ce l'hai il sugo. Gianni, a me il suo profumo mi fa impazzire. Un profumo antico. Profumo proprio... Grazie. Che mi ricorda non so che cosa. Guarda. Complimenti. Complimenti al chef. Io devo assaggiare. Io ancora devo assaggiare per dare i complimenti. Dai, mamma mia, ragazzi, grazie. Che per dare il mio voto. Dai, mamma dai. Mia, gli darai 10 e passa, 11. 10 lode. Grazie. Cani, che buono. E allora, buon appetito a tutti. Grazie. Grazie. Mamma mia, ragazzi, grazie, che bontà. Maria.